Ciao a tutti ragazzi, sono Light, finalmente sono tornato in un nuovo video e sono qua sul canale Sigma per presentarvi un nuovo video diverso dai soli video che avete sempre visto. Non è una CM, non si parla di un comptage o di contest o di quant'altro, ma bensì un'introduzione di qualcosa di nuovo che volevo portarvi per farvi, cioè volevo farvi vedere qualcosa di nuovo, diverso dal solito classico competitive che abbiamo sempre fatto su PS3, su Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, COD 4 e ovviamente tutti i COD, possibilità nel fare competitive sniper, diciamo. E sono qua a portarvi un nuovo video su PS4, adesso su una nuova console, su Black Ops 3. Perché sì, ho visto su Black Ops 3 che il competitive con lo sniper si può fare, perché ci sono delle modalità diverse, non ci sta QG oppure cattura la bandiera, ma bensì due modalità molto simili ma diverse. Per esempio postazione, ecco, questa è la nuova modalità, si chiama postazione, che è molto simile a QG. Allora, postazione come funziona? Ovviamente la prima squadra che arriva a 500 punti ovviamente vince. Come ottenere questi punti? Ogni minuto nella mappa scelta c'è una postazione dove i player si devono buttare nella postazione e acquisire punti. Ogni secondo, ovviamente, ogni tot di tempo che si rimane all'interno di questa postazione si acquisiscono punti. Più player sono all'interno della postazione, più punti si fanno, ovviamente. La postazione ogni minuto cambia, quindi ci sono varie postazioni. Ovviamente magari con la testa uno riesce sempre a capire dove può spostarsi la prossima postazione, uno cerca sempre di anticipare, ovviamente. Questa è la prima modalità, a mio parere molto divertente, molto simile a QG, anche perché comunque bisogna conquistare i punti e il concetto è sempre quello. Un'altra modalità, che sarebbe come CLB, ovvero cattura la bandiera, si chiama Uplink, molto simile ma molto diversa, perché comunque molto più complicata della classica cattura la bandiera che abbiamo sempre giocato. Ora non ho screenshot o altro, comunque video per farvi vedere, ma vi racconto in breve, vi spiego in breve come funziona. Si tratta che praticamente Uplink bisogna giocare ovviamente 4 contro 4, come tutte le solite modalità. Due round da 10 minuti l'uno e in mezzo alla mappa ovviamente gira un drone. Questo drone, le squadre devono cercare di acciuffare il drone e portarlo allo spawn nemico per fare punto, ovviamente. La squadra con più punti a fine partita vince, questo è logico, non c'è bisogno che ve lo spiego anche adesso come funziona a vincere una partita. Ma comunque i punti anche sono variabili in base a due metodi di cattura di punti. Non è come se tu prendi il drone, devi lanciarlo nella zona nemico, fai un punto per esempio. Ma se invece tu prendi il drone e ti butti direttamente tu anche col drone nella squadra nemica, fai due punti invece di uno. Quindi questo sarebbe un vantaggio, diciamo, se riesci a portare direttamente il drone allo spawn nemico. C'è una notazione importante, ovviamente: i player che catturano il drone non possono uccidere i propri nemici. Perché? Perché comunque hanno il drone in mano e non possono usare il cecchino per ammazzare i propri nemici che verranno davanti. L'unico modo ovviamente è farsi scortare dalla propria squadra e fare punto. Quindi penso che questa modalità sia tutto teamwork e niente abilità skill per riuscire a vincere, rispetto a postazione che ovviamente serve molta più skill per fare punti. Questa è una modalità tutta teamwork. Ora io vi ho introdotto un po' queste modalità e volevo introdurre anche il nuovo competitive, ecco, diciamo, perché volevo portare questa nuova moda su PS4, su Black Ops 3, perché so che molte persone ancora su PlayStation 3 giocano ancora competitive su MW2, MW3 o quello che sia. Vi invito veramente a provare questa nuova moda di fare competitive, perché secondo me è molto bello e anche giusto che dobbiamo cambiare, perché è parecchio tempo che siamo rimasti indietro con i vecchi COD, e provare qualcosa di nuovo a volte può sempre funzionare. Chissà se magari non sarà anche piacevole come MW2, non dico che possa essere superiore, ma sicuramente sarà un modo alternativo per fare ancora competizione con lo sniper, ecco. Se il video vi è piaciuto e se vi va, possiamo creare di nuovo tutto ciò, ecco. Io faccio questo video semplicemente per farvi vedere quello che si può fare su Black Ops 3, ecco. Ora, sinceramente, con il mio clan non ho fatto molte partite, ne ho fatte poche in compagnia di altre persone, come vedete qua, magari avete visto nelle clip di sottofondo, l'ho fatte con degli acresi, vecchie persone, vecchi conoscenti del competitive, ecco. Abbiamo fatto una partita su postazione e ci siamo divertiti moltissimo. Io spero che possa funzionare come idea, perché vi ho voluto portare una nuova idea per vedere se può funzionare. Se siete interessati, sui commenti lasciate il vostro nickname che vi aggiungerò personalmente, giocheremo insieme in modo tale da farvi vedere un po' come funziona questa cosa. Quindi spero che possiamo giocare un'altra volta tutti insieme, le persone nuove oppure vecchie del competitive che vedranno questo video, in modo tale da poter creare un'altra volta
quello che era il competitive sniper, ecco. Un saluto al vostro like, ragazzi. Ciao ciao.